Ciao a tutti, oggi voglio analizzare con voi il caso Match Betting. Il video sarà diviso in tre parti. Funziona a fine 2019 e funzionerà ancora il Match Betting nel 2020? Come questa nicchia mi ha fatto guadagnare circa 7.000 euro? E infine delle doverose considerazioni finali. Iniziamo! Com'è e come funziona in breve? In brevissimo, perché ci sono ben 4 miei video che ne parlano in modo approfondito, il Match Betting permette di convertire i bonus di benvenuto delle decine di siti di scommesse online in soldi veri. Tarando in modo matematico le puntate tramite un software online dedicato, si potrà coprire qualsiasi risultato della partita e quindi vincere in modo certo, con qualsiasi risultato. Ha tutto a che fare con la matematica, non c'entrano i santoni che al 99% azzeccano i risultati e non c'entra la statistica che esca un certo risultato. Quanto si guadagna? Beh, si guadagna parecchio, soprattutto il primo periodo, perché i siti di scommesse online danno grossi bonus di benvenuto a chi non è mai stato iscritto, anche 50, 100 euro e oltre. E noi andremo a convertire proprio quei bonus in soldi veri. Sommando tutti i siti a cui ci si può iscrivere, si superano i 1000 euro di guadagni iniziali. Quindi finisce tutto lì? No, perché successivamente anche a chi è già iscritto verranno offerto dei bonus, anche se più piccoli. Bonus per l'inizio del campionato, bonus per l'inizio della Champions, eccetera. Sono cifre più piccole e con queste si arrivano a guadagnare tra i 200 e i 500 euro al mese. Vi mostro ora le cifre che dichiarano nel forum ufficiale che riguardano ottobre 2019. Tutti mi chiedono sempre la stessa cosa, cioè, visto che il bonus di benvenuto è più grosso ma vale solo per i nuovi iscritti, non posso iscrivermi sempre io ma a nome di mia mamma, mio nonno, eccetera? Per rispondere a questa cosa ho deciso di contattare Nicolas, che ha anche lui un canale su YouTube dedicato al match ed è più preparato di me per quanto riguarda questa cosa che si chiama multi-account, quindi... Ciao Nicolas! Ciao Simone! Eccoci qua. Grazie mille per avermi dato la possibilità di dare un'infarinatura su quello che un po' è il multi-account. E la prima cosa che ci tengo a dire, stiamo parlando ovviamente di qualcosa di legale. La prima cosa che blocca le persone, si trovano ad aver fatto tutte le benvenute, come hai detto te, e poi sono le ricorrenti. Questo spesso comporta guadagnare molto poco investendo diversi soldi e diverso tempo. E le persone ovviamente vorrebbero ritornare ai vecchi albori del bonus benvenuto. La cosa è fattibile? Sì. Il problema più grande che le persone riconoscono appena provano a fare una cosa del genere è che il rischio è altissimo di essere bloccati nei vari conti dei bookmakers, perché collegandoci ad un conto gioco tramite un'altra persona, se lo facciamo dalla stessa rete avremo un collegamento di fatto con lo stesso IP. Per risolvere questo tema ci sono varie possibilità, per esempio la VPN è una soluzione che non può essere utilizzata e purtroppo ho dovuto trovare un'alternativa migliore e l'ho trovata, ce ne sono ben più di una, però questi argomenti li tratto più specificatamente nel canale e poi anche in un programma formativo. Ovviamente spiegare tutto adesso sarebbe lungo, ma per fortuna esatto. Ci sono tutti i video dedicati sul tuo canale, che ovviamente lascio in descrizione, e quindi ci vediamo sul tuo canale. Grazie ancora Simo. Nicolas. Grazie a te Simo. Alla prossima. Ciao. Ciao. Ciao a tutti. Ultimo punto, molti si chiedono, si tratta di un metodo di guadagno illegale? Si tratta di gioco d'azzardo? Ovviamente è tutto legale. Il match betting è composto pur sempre da scommesse sportive online, fatte su siti legali e riconosciuti da AAMS, A-A-M-S, che è l'agenzia delle dogane dei monopoli. Seconda parte, quella che credo interessi di più a tutti, e cioè come ho guadagnato questi 7.000 euro. Allora, i primi guadagni sono quelli diretti da Match Betting. Questi sono i miei guadagni da quando ho iniziato. Come vedete, il primo mese è andato alla grande e i successivi mesi in linea con quanto detto prima. Ho poi smesso perché, a parità di tempo necessario per seguire le guide, andare a fare le scommesse, eccetera, ci sono attività per me più remunerative e quindi mi dedico a quelle. Ma, e qui la cosa si fa interessante, i miei guadagni non si sono fermati lì. NinjaBet, il sito di riferimento, dà la possibilità di affiliarsi con loro. Come funziona l'affiliate marketing non è l'argomento di questo video, anche perché sarebbe lunghissimo. Quindi limitiamoci a dire che con un contratto di affiliazione si vende un prodotto o servizio per l'azienda, che quindi ci riconosce una parte dei guadagni. D'altronde loro guadagnano grazie ai tuoi sforzi.
Bene, io scopro il match betting nel 2016 e vedo che online c'è poco materiale, per lo più scritto. Allora decido, quasi per gioco, di far vedere proprio in video tutto il procedimento, rendendolo il più semplice e capibile possibile. Bene, quei 4 video che giro contano attualmente più di 100.000 views. Sotto ogni video io cosa faccio? Metto il mio link di affiliazione, cioè se tu che vedevi il video, dopo leggendo la descrizione, cliccavi il mio link e ti iscrivevi al sito, il sito mi girava una commissione. E così è stato negli ultimi anni, con una commissione che inizialmente era il 20%, ma che adesso è addirittura salita al 40%. Come vedete, io ho fatto guadagnare all'azienda quasi 25.000 euro. E io personalmente ne ho presi quasi 5.000. Ultimo piccolo tassello, i video di cui parlavo prima. Come sapete, su YouTube si possono guadagnare soldi con le visualizzazioni dei video. Questo è possibile perché, vi sarete accorti, prima di alcuni video parte una pubblicità. Io ho i requisiti per chiedere la monetizzazione a YouTube, più di 1.000 iscritti e 4.000 ore di visione dei propri video. Quindi i video hanno generato la bellezza di 3 più 7 più 27 più 70. Contando che YouTube cambiò le regole per poter essere partner e io per metà del tempo non incassai nulla. Quindi aggiungiamo questi miseri 100 euro ai 4.800 dell'affiliazione e ai 1.900 del match betting vero e proprio. Ecco che abbiamo 6.800 euro di guadagno. A proposito di guadagni, piccolo accenno sulle tasse. In caso di prestazione occasionale, in assenza di altri redditi percepiti nell'anno, la dichiarazione dei redditi è obbligatoria solo se i compensi ricevuti superano i 4.800 euro annui. Inoltre, quando operi la tua prestazione di affiliato, viene applicata la ritenuta d'acconto nella ricevuta. In pratica, il committente, cioè l'azienda, al momento del pagamento, trattiene una somma pari al 20% del tuo compenso lordo. Questa somma viene trattenuta e versata per tuo conto all'erario. Nelle mie cifre di esempio, stiamo parlando di 4.800 euro, perché qui non contiamo i soldi derivanti dalle scommesse, perché già tassati alla fonte dalla AAMS. Quindi solo 4.800, ma per di più guadagnati dal 2016 al 2019, quindi una media di miseri 1.600 euro annui. Proprio legato a queste cifre, le considerazioni finali. Io ho trovato quasi per caso questa nicchia del match betting e come vedete mi ha aperto una serie di strade parallele fra loro ma indipendenti. Se un domani una di queste attività si dovesse interrompere, il tavolo starebbe comunque in piedi per le altre gambe, senza considerare che questo non è assolutamente il mio lavoro, ma un extra, per di più ormai totalmente passivo. Ma sul finale ci tengo a dire una cosa. Le cifre presentate possono essere alte per qualcuno che magari ancora non lavora o non ha proprio una fonte di entrata, o ridicole per altri che magari le guadagnano in un singolo giorno di lavoro. Ma non è questo il punto. Quello che volevo trasmettervi è solo il concetto di possibilità. La possibilità che il mondo di oggi dà a tutti quelli che abbiano però voglia di sperimentare. Se avete domande, commentate pure. Se non l'avete mai fatto, provate ovviamente il match betting, link in descrizione, e iscrivetevi al canale per i prossimi video. Peace!